Alla mia destra c'è Guido Nicchio. Io ne ho già parlato, mi ricordate negli incontri precedenti, perché vi ricordavo che quando nell'88, arrivato al Corriere della Sera, sezione esteri, entro in questa stanza degli esteri e la trovo tappezzata di personaggi terroristi islamici o presunti terroristi islamici, 1988. Mi chiedo chi li avesse messi. Lei ha messo questo signore che già nell'88, l'11 settembre 2001, sarebbe arrivato addirittura dopo 13 anni, nell'88 già aveva schierato, e simpaticamente aveva tappezzato le pareti, i possibili pericoli per le democrazie occidentali e per tutto il mondo. Dicevamo nel 2001 l'attacco alle Torri Gemelle. Bene, Olimpio nel 1996 è stato convocato dal Congresso degli Stati Uniti perché aveva scritto degli articoli in cui lasciava capire che si stava creando, si era già creata in Afghanistan, una rete che non si chiamava ancora Al-Qaeda semplicemente perché non era stata battezzata così, ma era appunto Al-Qaeda. Nel 1996 lo convoca al Congresso degli Stati Uniti e dice: ma perché questo giornalista sa tutte queste cose? Quando si dice che i giornali arrivano sempre dopo i governi, sempre dopo la magistratura, come vedete non è vero. Se lui c'era arrivato addirittura nel 96, convocato al congresso. Allora, semplicemente perché, capite, nell'88, negli anni 88 è quando nasce Al-Qaeda, infatti, quando viene fondato, l'atto, chiamiamolo così, semmai l'hanno fatto, l'atto costitutivo, secondo alcuni 87, secondo alcuni 88, però prima di questo c'erano altre esperienze terroristiche e io ho lavorato per molti anni a Roma, dall'80 all'87, anni in cui Roma e l'Italia sono state attraversate da attentati terroristici, erano quasi settimane, adesso non si ricorda più perché poi dicono: ah, adesso c'è errore, ma anche allora c'erano, ovviamente non erano attentati spettacolari nei metro o sugli aerei, anche se ci sono attacchi negli aeroporti, però erano terrorismo di natura palestinese, oppure gruppi arameni, oppure gruppi sciiti, quindi erano ancora forme diverse di terrorismo, ma già allora, insomma, mi interessava e quindi ho cominciato a raccogliere molto materiale. Allora l'uomo del momento non era Zarqawi, perché ogni stagione ha il suo uomo copertina, così non perché lo inventino, ma perché semplicemente, secondo me, con ragioni mediatiche c'è bisogno di identificare il nemico o l'avversario o il male con un volto e con un nome, allora era la famosa Unità. Oggi non sente più parlare, ma vi assicuro che negli anni 80 e anche all'inizio degli anni 90 Vital evocava stragi, morti, uccisioni. Quindi in quell'epoca io studiavo molto il terrorismo di tipo palestinese che non era marcatamente islamico, era più laico, però usavano forme di terrorismo abbastanza avanzate. Al tempo stesso seguivo un terrorismo che invece era già islamico, che era quello sponsorizzato dall'Iran. Che l'Iran è stato il primo paese, un paese che sponsorizza il terrorismo, che accoppia il terrorismo ai servizi segreti e soprattutto che ricorre all'arma degli attentatori suicidi. I primi attentati suicidi vengono fatti risalire più o meno da tutti all'82-83, quando dopo l'invasione israeliana del Libano cominciano a verificarsi alcune azioni spettacolari, quelle sì veramente spettacolari. Viene colpito il comando americano e francese, cioè un contingente di pace in Libano, vengono distrutti con due camion bomba, sono oltre 200 morti. Poi c'è la distruzione dell'ambasciata americana, altri 80 morti. E poi c'è la distruzione del comando israeliano a Tiro, una trentina di morti, e qui sono azioni fatte da terroristi islamici suicidi. E quindi, sulla base di questa mia esperienza, anche perché nel 82 ero stato in Libano a seguire l'invasione israeliana, ho cominciato a raccogliere materiale. Il mio lavoro, tanto per stare un po' al nostro tema, è quello di raccogliere materiale. Io non butto niente, non butto assolutamente niente. La più singola, la più piccola notizia, la più insignificante notizia, la metto da parte. Ed è così che io sono arrivato a crearmi una gigantesca banca dati nella mia testa. Perché? Perché è un lavoro fatto in maniera quotidiana. Certo che nel 95 nessuno avrebbe mai immaginato un attentato tipo 11 settembre, però io mi aspettavo qualcosa di spettacolare, la mia fantasia criminale non è mai arrivata a quello, però ritenevo che fosse possibile che avrebbero fatto un'azione di questo tipo. E quindi io
raccoglievo questo da una parte per la mia passione, per l'hobby che ho di studiare il terrorismo, vi assicuro non ho vergogna di dirlo, a me piace studiare il terrorismo, a me piace leggere il terrorismo, ma non perché devo scrivere, perché come diceva giustamente Venanzo, l'interesse nei giornali è relativo, io utilizzo il 10%, il 5% di quello che ho, perché giustamente i giornali non si occupano a tempo pieno di questo, insomma, che si occupano solo in certi casi, e quindi però ovvio ho cominciato a raccogliere questo materiale. Materiale che mi dà la possibilità, nel momento in cui succede un attentato, a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno, in qualsiasi momento, di poter garantire un pezzo. Il mio lavoro è scrivere. Quindi io raccolgo materiale su qualsiasi crisi internazionale dove ci possa essere una forma di terrorismo. E per cui se succede a mezzanotte un attentato, il giornale mi chiama, io posso farti un pezzo sulle Filippine. Se tu mi chiedi cosa c'è in Thailandia, c'hai dei gruppi, e io ho tutto quello che c'è sulla Thailandia, e potrei farvi decine di questi gruppi. Quindi il primo lavoro sempre, e questo dovrebbe riguardare non solo il terrorismo ma qualsiasi attività giornalistica, è raccogliere materiale. Come raccolgo questo materiale? Grazie al cielo hanno inventato internet. È vero che su internet ci sono tante stupidaggini, ci sono cose poco verificabili, ma è tanto vero oggi che internet è uno strumento formidabile per sapere quello che pensano i terroristi e i gruppi jihadisti. Internet è vero che aiuta i terroristi, perché non c'è dubbio che senza internet il jihadismo e il jihadismo vanno alla metà, io ne sono più che certo, cioè il loro potenziale ideologico si ridurrebbe del 50%, ma è tanto vero che questo dà la possibilità di studiare, per cui ci sono siti dove è possibile leggere quello che scrivono, quello che pensano, quello che dicono, dell'Europa, dell'Occidente, delle tecniche jihadiste, delle tecniche militari, della guerriglia, e quindi io ogni giorno cerco di frequentare i siti che posso vedere in inglese o in francese, inoltre vi leggo in maniera sistematica ogni giorno, consulto una ventina, 25 giornali in tutto il mondo, e io questo lo faccio tutte le sante mattine, e quindi comincio dai giornali americani, passo a quelli francesi, quelli spagnoli e poi una serie di siti. Alla fine della giornata io faccio una sintesi e vedo delle tendenze, è chiaro che gli articoli sono articoli, quindi non hanno questo rigore scientifico, ma vi posso assicurare che sono più importanti perché sono degli indicatori, dei segnalatori, cioè se cominciano a uscire dei messaggi di minacce o se c'è delle manifestazioni di un certo tipo in un certo paese, possono essere un indicatore di una tensione che magari finisce ma che magari si riproduce. Faccio un altro esempio, Abulaban è l'imam danese che ha ispirato, che ha probabilmente è il motore della protesta contro le vignette chiamiamole sataniche. Bene, nessuno si è ricordato, ma noi ce l'avevamo nel nostro archivio, che Abulaban veniva a Milano nel 95 ed è negli atti di un'inchiesta giudiziaria, operazione Spinge, fatta dalla polizia a Milano. E io avevo la roba su Abulaban e ho fatto l'articolo. Ripeto, il mio lavoro è sempre diventato a fare articoli, non faccio altro. Quindi, voi vedete che una notizia del 95 torna utile quasi oltre 209, una cosa è fantastico questo. Quindi, oggi quello che è importante è leggere, studiare e ricercare. Dopodiché non dare mai nulla per scontato. Il rapporto fatto dal Congresso americano sull'11 settembre, secondo me, dice una cosa interessante, la più importante, è che l'intelligence ha mancato di immaginazione. Ed hanno ragione, oggi bisogna avere anche un po' di immaginazione nello studiare questi fenomeni, ovviamente senza andare appresso alla fantasia o a credere chissà quali teorie o quali tesi complottiste, ma non c'è dubbio che bisogna far funzionare un po' il cervello, se hanno fatto una cosa ne possono fare un'altra.